Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora ragazzi, su altri canali YouTube non si fa altro che parlare del nuovissimo Samsung Galaxy Note 9 presentato da Samsung il 7 agosto o il 9, non mi ricordo bene. Ok, va bene, tralasciando la data e tralasciando quel dispositivo, in questo video voglio parlarvi del mio Samsung Galaxy Note 3. Sì, lo avete visto bene, è proprio lui. Ma non sarà una video recensione, perché qui su YouTube ne trovate a centinaia. Ma voglio parlarvi di come mai sono ritornato allo Samsung Galaxy Note 3 e di tutte quelle personalizzazioni estetiche, soprattutto a livello software, che gli ho apportato. Ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, iniziando a parlare di come mai sono ritornato al Samsung Galaxy Note 3, per il semplice fatto che il mio Nexus 5X si è andato totalmente fuori uso, e per chi mi segue su Instagram lo saprà sicuramente. Come potete vedere, il Nexus 5X è già pronto e confezionato per andare in assistenza LG. Ma ritornando al Galaxy Note 3, eccolo qua. Meno male che avevo lui che mi ha salvato veramente la vita, lo avevo riparato in precedenza ed è stato colui che mi ha fatto iniziare qui sul canale YouTube, catturando tutti quei video che avete visto fino ad un certo punto, fino a quando poi non ho comprato la fotocamera che mi sta registrando in questo momento. È colui che mi fa registrare, come potete vedere, l'audio di questi video, mi ha fatto da fotocamera secondaria e ultimamente stava lavorando in accoppiato con il mio gimbal per catturare tutti quei vlog che vedete. Ma ritornando a questo, beh, iniziamo a parlare di quelle che sono le personalizzazioni estetiche. Beh, per quanto riguarda le personalizzazioni estetiche, io non sono un maestro, ma le uniche due personalizzazioni estetiche che gli ho portato, come potete vedere, gli ho installato solamente una pellicola in vetro e gli ho installato una cover che mi consentisse di proteggere il dispositivo sia sulla parte posteriore e sia sulla parte anteriore, e proteggerlo da tutti quei graffi, urti, cadute, schizzi d'acqua accidentali. Ma detto questo, andiamo a parlare di quello che è l'interno del Galaxy Note 3 e delle personalizzazioni a livello software che gli ho apportato. Per chi mi conosce da molto su questo canale e su Instagram sa sicuramente che io, per quanto riguarda i miei dispositivi, vado sempre ad apportare il modding, perché credetemi ragazzi, il modding sui dispositivi fa davvero miracoli. E proprio parlando di modding, non posso non parlarvi della ROM che ho installato. È una ROM trovata sul noto sito XDA Magma NX ed è una ROM basata purtroppo sulla versione Android 6.0.1 Marshmallow. E credetemi ragazzi, anche se è una ROM un po' vecchiotta, beh, è una delle più stabili in circolazione per questo dispositivo. Se non vi ho detto il nome, si chiama Magma NX e questa ROM è compilata sulla base del firmware del Samsung Galaxy Note 8. Come potete vedere, anche la boot animation riprende quella del Galaxy Note 8, ma non solo, ma ci stanno anche tutte quelle funzionalità che ne fanno parte. Parlando di tutte quelle funzionalità che io attualmente non posso farne a meno su di questo dispositivo, non posso non citare tutte quelle che fanno parte della S Pen. Come potete vedere, posso avere il menu a torta là dove posso aprire S Note, prendere delle note e fare tutto ciò che serve con quel menu e tutto ciò che serve al momento. Ma soprattutto, una delle funzionalità che a me piace molto su di questa ROM è la possibilità di prendere delle note a display spento. Credetemi ragazzi, se dovete prendere una nota, quella funzionalità è davvero molto molto comoda, io non posso proprio farne a meno. Un'altra delle funzionalità che a me piace su di questo dispositivo, ma quella che riesce ad offrirmi la ROM Magma NX, è quella di avere la possibilità di gestire come voglio il multitasking. Il multitasking, beh, non è altro che avere due applicazioni nello stesso momento, sia nella parte superiore e sia nella parte inferiore dello schermo, e gestirle entrambe. Ma non è solo questo. Quelle applicazioni io le posso avere anche su display per fatti loro, quindi una sopra, una sotto, una a destra, una a sinistra. In quel modo posso aprire anche più di due applicazioni. Volendo, le posso ridurre anche ad icona, e quell'icona la posso avere fluttuante sul mio display ed aprirle in qualsiasi momento, anche se blocco e sblocco il dispositivo. Altre funzionalità riguardano la fotocamera, quindi devo dire veramente grazie agli sviluppatori della Magma NX. Vi stavo dicendo, altre funzionalità
riguardano la fotocamera. Posso avere a disposizione tutte quelle funzioni offerte dal Galaxy Note 8, di cui avere la funzionalità Pro, oppure avere tutti quei filtri da applicare prima di uno scatto o prima di catturare un video. Un'altra delle funzionalità offerte dalla ROM Magma NX è la possibilità di ridurre l'interfaccia in modo da utilizzare il display anche con una sola mano. Altre personalizzazioni, ragazzi, io le ho attivate tramite il Nova Launcher, soprattutto la versione Prime, di cui vi lascio il link qua in basso in descrizione. Tramite Nova Launcher io sono riuscito ad attivare tutte quelle gesture che a me sono veramente molto molto comode. Beh, diciamolo, io ho imparato ad utilizzare tutte queste gesture che, credetemi ragazzi, vi cambiano veramente l'esperienza d'uso del vostro dispositivo. Citandone alcune, con uno slide dall'alto verso il basso posso aprire la tendina delle notifiche, con uno slide dal basso verso l'alto posso aprire il pannello dei quick settings e chi più ne ha più ne metta, con doppio tocco e uno slide verso il basso posso aprire la ricerca delle applicazioni, con doppio tocco con uno slide da basso verso l'alto posso aprire il pannello delle applicazioni recenti e qualche altra utile gesture che a me non manca. E tra le tante gesture offerte da Nova Launcher non posso non citare il doppio tap per bloccare il dispositivo. Un'altra funzionalità che mi piace di questa ROM che io ho installato è avere la possibilità dell'always on display. Credetemi ragazzi, avere l'always on display è veramente una figata pazzesca. Dall'always on display posso avere anche accesso a tutte quelle notifiche, poi una volta che si è entrati dentro dalla schermata di blocco posso vedere l'icona relativa alla notifica dell'applicazione e vederne l'anteprima direttamente dalla schermata di blocco, e poi se vogliamo possiamo interagire direttamente da essa se vogliamo vederla interamente. Beh, credetemi ragazzi, ritornando al Galaxy Note 3 e attivando tutte queste gesture, mi ha cambiato sicuramente l'esperienza utente. Da queste gesture non posso proprio farne a meno, quindi ritornare al Galaxy Note 3 è veramente bello, anche se ogni tanto ne rimpianco un po' il sensore biometrico, ovvero il sensore delle impronte digitali, perché vi ricordo che il mio Nexus 5X aveva tale sensore. Ogni tanto vi confesso ragazzi che quando lo tiro dalla tasca, con il mio dito cerco sempre di trovare il sensore biometrico, ma dopo un po' di tempo diciamo che quasi mi sono riabituato a sbloccare il dispositivo manualmente e ad inserire tutte quelle password che prima io non inserivo, ma lo facevo solamente tramite il sensore biometrico. Diciamo che per un senso è bello ritornare a vecchi dispositivi e per altro senso se siete stati abituati a nuove funzioni sarà un po' difficile ritornare alle vecchie funzionalità di un dispositivo. Quindi ragazzi, al momento devo riutilizzare questo dispositivo. Adesso ragazzi, questo è stato un video là dove mi sono fatto una chiacchierata con voi e soprattutto di come mai ero ritornato a questo dispositivo. Adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti per quanto riguarda questo dispositivo, e se anche voi avete questo dispositivo, ovvero Samsung Galaxy Note 3, e volete fare modding, qua in basso nella descrizione vi lascio i link relativi a ROM Recovery, tutte le istruzioni che ne fanno parte per installare la ROM che ho installato io sul mio Galaxy Note 3. Quindi ragazzi, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, lasciate tanti bei pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, e soprattutto condividete questo video ovunque e dovunque con tutti i vostri amici in modo da aiutarmi a farmi crescere, anche se ultimamente gli iscritti ne sono arrivati, abbiamo superato addirittura ragazzi i 500, cosa che io non mi sarei mai aspettato. Quindi questo qua è un video, diciamo in certo senso, che ho voluto fare per lo speciale 500 iscritti, ed è stata anche una chiacchierata con voi. Se volete seguirmi sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove posso dedicarmi a voi, e sarà diciamo ultimamente il social principale dove potete restare aggiornati e posso dedicare del tempo a voi qualora vogliate chiedermi qualcosa oppure volete dei consigli, mi fate qualche domanda, io sono lì pronto a rispondervi. I link ve li lascio qua in basso nella descrizione. E noi ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube con un prossimo video domenica mattina alle 11. Ciao!